Buongiorno a tutti, sono Marco Corti, kinesiologo, sono delegato Libertas Italia, che è il braccio operativo del CONI, faccio ricerca e studi avanzati su tutte quelle che sono le terapie più naturali possibili per risolvere le problematiche e oggi parleremo di artrosi, artrite in genere. Bene, questo problema è un problema che molte persone, si trovano ad avere, per vari motivi plurifattoriali. Il primo fra tutti, delle cause dell'artrosi, è la cattiva alimentazione, sicuramente. Sono i parassiti intestinali, la disbiosi, cioè la mancanza di flora batterica e quindi la degenerazione, intossicazione, la degenerazione del tessuto osseo-articolare. Quindi chiaramente si infiammano e come posso dire, si degenerano le capsule sinoviali, si formano delle periostiti. E si va incontro a tutta una serie di degenerazioni e di dolori che non sono da augurare a nessuno. Per risolvere bene e alla radice questo tipo di problema, la cosa primaria da fare è quella di incominciare a ricondizionare l'intestino, quindi togliendo parassiti che producono scoriche e quindi ci vanno a intossicare notevolmente, riformare flora batterica in modo che l'alimentazione che noi avremmo ci vada a nutrire e non intossicare, quindi a peggiorare anche la situazione osteoarticolare e poi andremo a fare un programma di antinfiammatori naturali e di integratori specifici per il problema in questione. Quindi la prima cosa da fare è sicuramente ricondizionare l'intestino, cercare di mangiare il meno acido possibile, quindi no carni, no caffè, no cioccolate, no tutte quelle cose che acidificano e in questo senso vi posso consigliare anche un libro da leggere molto interessante che si chiama Il miracolo del pH alcalino di Robert Young, che è un libro che vi spiega quali sono e quali non sono le sostanze da evitare e quali sono quelle da prediligere per avere un pH ideale. Avere un pH ideale chiaramente vi aiuta a risolvere moltissimo, innanzitutto a mangiare molto meglio, ma poi a risolvere molto questo problema dell'artrosi o dell'artrite che sia. Quindi questo è un punto molto importante, quindi intestino e mangiare più basico possibile, questo sicuramente. Poi la respirazione, quindi cercare di respirare con il diaframma, quindi facendo muovere la pancia avanti e indietro, la respirazione profonda con il naso, quindi un'ispirazione profonda e un'espirazione continuata sempre dal naso e questo fatto, quindi in questo modo. Quindi con questo sistema di respirazione fatto per 5-6 minuti al giorno, più volte al giorno, riusciremo a catalizzare questo tipo di problema in buona parte e soprattutto a evitare che questo processo vada avanti. Quindi la respirazione e l'ossigenazione è uno dei punti importanti che io vi suggerisco per combattere in maniera naturale l'artrosi. Bene, quindi voi mi dite, ma come con così poco si riesce a migliorare? Sì, non è così poco perché ricondizionare l'intestino, respirare correttamente, mangiare correttamente non è assolutamente poco, anzi è molto, moltissimo. Quindi quando poi respirerò bene, mangerò bene e avrò l'intestino permeabile, cioè con ricco di flora batterica, a quel punto potrò assumere delle sostanze specifiche per il tessuto osteoarticolare. E lì ci sono tutta una serie di integratori a base di glucosammina, condroitin solfato, boswellia, metilsulfonil metano, eccetera, eccetera. Ma diciamo che c'è anche la possibilità di vedere con un test kinesiologico
se abbiamo questo tessuto intossicato, intasato oppure no. Come si fa? Si prende una sostanza specifica, un prodotto fitoterapico particolare, che è un gemmo derivato, e si fa un test kinesiologico, cioè prendo questa fialetta, la tengo in mano, la fialetta specifica del tessuto osteoarticolare, e vado a vedere se avrò una contrazione dell'anello fatto fra indice e pollice che aumenta rispetto a quando non avrò più in mano niente. Quindi vedrò se prendendola in mano questa contrazione mi aumenta oppure no. In questo caso dovrò decidere anche di drenare il tessuto osteoarticolare con questa sostanza. Lì c'è un protocollo specifico che poi il professionista del caso vi dirà come fare. Un prodotto ottimo per il tessuto osteoarticolare c'è un prodotto della Iride 2000, che funziona molto bene. Se ne prendono circa 60 gocce al giorno in acqua, si beve quest'acqua e il tessuto osteoarticolare viene drenato. Essendo drenato, poi ha la possibilità di rinutrirsi in maniera corretta e quindi di ricondizionarsi. Ovviamente sui punti artritici la cosa più importante da fare è quella di togliere l'infiammazione, quindi si potrà usare l'arnica compositum della L, fiale o gocce. Io suggerisco le gocce, anche se qui ho davanti a me le fiale, suggerisco le gocce perché sono più pratiche, si possono mettiamo sulla parte qualche goccia e sfregare, anche se un prodotto omeopatico funziona benissimo uguale, o si potrà prendere praticamente per bocca qualche goccia, 7-8 gocce, 4-5 volte al giorno senza nessun problema e andare a sfiammare per uso sistemico. E poi la notte o la sera quando si torna a casa, che magari non ci dà noia avere addosso qualche cosa, si potrà usare un'argilla Cataplasma 27 dei prodotti della Vittoria, che è un ottimo prodotto per diciamo per tirare via il liquido infiammatorio dal punto infiammato. E questa però è una cosa va fatta a casa, perché uno chiaramente ha questa argilla sulla parte, qui non è che può andare a giro, mettersela sotto i vestiti, eccetera, dà fastidio. Quindi uno è comodo a casa, utilizza questo sistema, leva il liquido infiammatorio dalla parte e sta subito meglio. Quindi, per ulteriori informazioni, potrete mandarmi delle mail e chiedermi informazioni. Questa è la base per l'artrosi. Ci sono tantissime altre cose che potrei dirvi, però è chiaro che non vi posso ora dare mille informazioni, perché va a finire che voi non percepireste queste che vi ho detto, che sono le più importanti, le primarie, e che già con questi suggerimenti voi sareste in grado di migliorare molto la vostra condizione, per non dire venirne fuori. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, vi faccio tanti auguri e speriamo di vederci presto.